quest'anno davvero l'emozione è tantissima, perché è indescrivibile l'atmosfera che si sta respirando questa sera. Tantissima la gente che è venuta, e per noi per questo è un motivo importante. Però una cosa fondamentale in occasioni come queste è vedere quando i giovani e quando i bambini sono protagonisti, la tradizione può sicuramente andare avanti. Naturalmente bisogna ricordare i costruttori del carro, che anche quest'anno hanno costruito un'opera d'arte. Sarebbe doveroso dire che è un peccato bruciarlo, però la tradizione vuole che il Gennaro dura un giorno. Oggi l'abbiamo portato verso 1:30-2 sul piazzale Ponterino, e questa sera alle 11 è già in fiamme, è già a rogo. Il Gennaro per noi di Ardesio, oltre ad essere una tradizione, penso che sia anche una manifestazione che portiamo nel cuore, perché tutti noi ci ricordiamo da bambini quando i genitori ci portavano alla Scassada, e essere qui questa sera e fare questo per i bambini è qualcosa di magico e di fantastico. La gente che viene, ho visto tanti forestieri, gente mai vista, gente che chiede come funziona, come si porta avanti questa tradizione. Beh, ad Ardesio non esiste una regola. Non esiste una regola nemmeno nell'eseguire il corteo, e nemmeno un orario di accensione del fuoco, e nemmeno un orario di partenza del corteo. Ad Ardesio esiste la voglia di portare avanti le tradizioni, la voglia e la passione della gente a darsi una mano. Un piccolo aneddoto: oggi, chiedendo una mano a un gruppo, a tre ragazzi, mi date una mano stasera che mi è venuto a mancare una parte importante del gruppo per un motivo. Hanno detto subito sì Bonetti, non c'è nessun problema, e questo vuol dire che il paese è vivo, il paese ci tiene, il paese ci crede, e il paese porta avanti la tradizione come se fosse una passione collettiva.